Cheiroptera phallax è un fasmide diffuso in Madagascar. La femmina di questa specie è marroncina chiara. Presenta le spine su tutto il corpo, comprese le zampe. Sulla testa ha due bellissime antenne di colore rosso scuro. Inoltre, sulle giunture delle zampe, possiede anche dei piccoli accenni di colore azzurro. Femmina, che è molto più grande del maschio, misura dai 20 ai 25 cm. Il maschio è di colore blu elettrico, possiede delle spine su tutto il corpo e anche sulle zampe. Sulle zampe possiede inoltre anche delle spine di colore arancione giallo scuro. Il maschio inoltre possiede due bellissime ali che esternamente appaiono di colore giallo, mentre internamente appaiono di colore rosso scuro e nero, come quelle della femmina. Con queste ali il maschio produce un suono per allontanare i vari predatori. Il maschio, una volta aver fatto l'ultima muta, quindi dopo essere diventato adulto, non assume subito il colore blu elettrico, ma si presenta inizialmente con un colore olivastro, verdognolo. Per stabulare questi fasmidi dovremo utilizzare una teca in rete con almeno due lati in rete in modo tale che la ventilazione sia adeguata, e le misure minime di quest'ultima sono 40x40 di base e di altezza 60-50 cm. Le misure che vi ho appena detto però potranno essere utilizzate solo quando abbiamo all'interno di questa teca un massimo di 3 coppie. Anche se devo dire che io utilizzo una teca molto più grande, infatti le misure di quest'ultima sono 40 di larghezza, 60 di lunghezza e di altezza ho fatto circa un metro, poco più di un metro. Sul fondo della nostra teca dovremo posizionare dello scottex, semplice scottex da cucina, in modo tale che mantenga l'umidità e che sia facile da pulire. La temperatura per allevare questi insetti dovrà essere tra 21 gradi e 28 gradi, anche se la temperatura ottimale è 24-25 gradi. Per avere un'umidità del 50-70% dovremo nebulizzare una o due volte al giorno. Infine, nella nostra teca dovremo inserire uno o due barattolini pieni d'acqua. In questi ultimi dovremo inserire la pianta nutrice, ovvero la pianta di cui si nutriranno gli insetti. Io utilizzo principalmente il rovo, ma possiamo utilizzare anche la quercia e l'eucalipto. Femmina, dopo essersi accoppiata col maschio, produrrà delle uova lunghe circa mezzo centimetro. Le produrrà facendo un movimento con l'addome simile al movimento che fa effettivamente anche la femmina di Extatosoma teratum. Per far schiudere le nostre uova avremo bisogno di un'incubatrice. Per far ciò dovremo utilizzare vari elementi, ovvero un bicchiere da birra di plastica da 0,3 litri, il filtro per la macchina di caffè con la sua guarnizione, un elastico, un tulle e della colla.
Allora, prima di tutto ho preso il bicchiere da 0,3 litri e ci ho incollato la guarnizione per il filtro. Poi ho appoggiato sopra alla guarnizione del filtro il filtro vero e proprio, quindi il filtro di metallo, e sopra il filtro ho messo le uova. Per ultima cosa ho coperto il tutto con un tulle fermato con un elastico. Le uova andranno tenute ad una temperatura di 24-25 gradi e ad un'umidità del 60-70%. Seguendo questi parametri, le uova si squideranno in 3-5 mesi. Spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto spero che vi sia stato utile. Se lo è stato, mettete mi piace e se vi va iscrivetevi al canale. Ciao!